Siamo a Greenwich o Greenwich e vediamo cosa c'è in giro. Speed so fast like a Ferrari, we get wild like on safari, we still going, going strong, and all of these good things, good things, good things, all we need, good things. Stiamo salendo verso il meridiano di Greenwich. Questo qua è l'orologio dove c'è praticamente l'ora esatta, dove tutti gli orologi del meridiano di Greenwich vengono regolarizzati. Quello lì sotto sono le misure, diciamo come la British Yard, i piedi o il pollice, bla bla, che sono quelle, possono essere quelle pure, cioè tu prendi quella. Ah, ok, sì sì, quello, sì. Un po' come a Torino. Qui sopra abbiamo il meridiano ufficiale di Greenwich, ma noi conosciamo quello non ufficiale, fuori dai giri turistici. Questo qua è quello di una volta. L'antico qua. Quello antico e soprattutto gratis. Tipo 7 pounds e 50. E questo qui. Questo è stato il primo e unico. È quello in terra. Per terra, e qui c'è ancora la scritta vecchia. La cosa bella è che questo è gratis e la paccottiglia moderna per i turisti ovviamente la paghi. Com'è Marta? Bello? Bello. Toccalo un po'. 4 miliardi e mezzo, Questo è l'ultimo tunnel sotto il Tamigi. L'ultimo e forse l'unico. Direzione Canary Wharf. Bam. Chiamano Mr. Britannia. Questa è Canary Wharf, che è una zona praticamente nuova che non avevo ancora visto. Cioè l'hanno tirata su in penso 20 anni, 25, completamente nuova. Mangiare un po' di focaccia lì. La City. Un commento, dove siamo? Siamo su uno dei grattacieli più alti di Londra, su Cisamba, poi c'è un fuoco, poi c'è un albero, un led bellissimo, lui è Paolo, lei è Marta, Concorno, come già sapete. Non so se lo sanno, però non ricordo. I numeri del lotto, se volete anche. Spara, spara. 33 11 90 su Bari. Ok. Quando torno a casa io mi chiedo. Sì, ragazzi. Il gioco. Siamo appena venuti a bere lo spritz qua al, com'è? Sushi Bamba? Sushi Samba. Sushi Samba, Sushi Bamba. Sushi Bamba. E c'era questa vista qua. Come mi metto, Fede? Dopo l'Iron Tower ci dirigiamo al... lo Shard, sì, lo Shard. Siamo arrivati allo Shard, ma il tipo ci ha detto che non c'è posto, quindi di aspettare. Ciao. E dopo esserci fermati allo Shard, adesso ci recheremo al terzo grattacielo di giornata, che è lo Sky Garden. Okay. Dopo una coda infinita siamo riusciti a salire, prima eravamo di là, sullo Shard, e ora siamo esattamente dalla parte opposta allo Sky Garden. È più antica. Poi, 150 anni dopo, è stato costruito il borgo interno e tutto il fossato e le mura. Quello è il walkie talkie dove c'è lo Sky Garden. Là sopra. Ok, dai. Ristorante italiano a Londra, raga. Ma la pasta con la panna. Amatriciana. E voi cos'è che avete preso? La carbolata.
Ocean, there in your eyes, in slow motion, we see the sunrise. We are in a zone. 5 a.m., but we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. King's Cross. Questo è l'hotel, non è la stazione. Sto riprendendo la schermata no foto, cioè il disegno no foto. Questa è la sezione banconote divise per stato. Come stavo dicendo prima che il tipo ci dicesse di non fare riprese con una particolare applicazione. Cosa stavo dicendo? Siamo in cima alla Tate, bravo. Ora farò video per 3 ore così quello là. Perché questa applicazione va bene, ma quell'altra non gli piaceva. Siamo sul Millennium, il tipo qua non mi può dire niente che uso l'applicazione che non gli piace. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare un Sunday roast, il pranzo tipico della domenica inglese.